Buongiorno, nuovamente insieme alla parola del Signore. Continueremo questa lettura nella lettera ai Galati sul frutto dello Spirito. E al capitolo 5 dice appunto, vi rileggo per completezza diciamo il testo intero, anche se oggi guarderemo con più attenzione appunto la pazienza e la gentilezza. Diceva l'Apostolo Paolo appunto, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, cioè del nostro egoismo. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose sono opposte l'uno all'altra, così che non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete appunto sotto la legge, non siete più obbligati a vivere nella carne. Ma il frutto dello Spirito appunto è amore, gioia, pace, ma anche pazienza e gentilezza, poi anche bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non c'è legge. Ora, quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne, cioè hanno reso impotente la loro vecchia natura con le sue passioni, le sue concupiscenze. Quindi, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Cioè, se la realtà della vita nuova in Cristo è concreta nella nostra vita, non accontentiamoci di saperlo, ma impariamo a vivere in modo concreto ogni giorno, camminando appunto nello Spirito. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Cioè, viviamo una vita concreta, fatta di fatti, dove impariamo a vivere queste virtù dello Spirito Santo come parte integrante della nostra vita, del nostro essere figli di Dio, del nostro essere uomini e donne che amano Dio, amano il prossimo, amano se stessi, imparano a esprimere questo amore appunto attraverso la pratica del Vangelo. Nella lettera ai Romani prende un altro testo e dice: non solo ci gloriamo nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Questo è il capitolo 5, il verso 3. E la pazienza produce esperienza, e l'esperienza produce speranza. È proprio attraverso le esperienze dolorose della vita che abbiamo imparato che pazientando e affrontando le situazioni con pace troviamo la strada e la via d'uscita. Anzi, proprio le esperienze dolorose ci hanno insegnato a vivere in modo produttivo anche in momenti difficili. E la lettera ai Colossesi riprende questo pensiero: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e pazienza. Di nuovo, questa pazienza, questa capacità di vivere la situazione difficile, la sofferenza, senza farci amareggiare, avvelenare, ma piuttosto diventando più forti, diventando capaci di affrontare la situazione negativa, vincendo appunto il male col bene. E questa capacità di soffrire, ma di venirne fuori, e di venirne fuori con il sorriso e la grazia di Dio. E questo è un insegnamento molto semplice, però allo stesso tempo che ci coinvolge, e Dio, che ha iniziato in noi un buon lavoro, ci mette in condizioni di essere pazienti in tutte le situazioni della vita. Poi continua dicendo appunto nella lettera a Tito, dice: non dicano male di nessuno, non siano litigiosi, perché quando siamo impazienti siamo intrattabili, ma appunto essendo miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini, verso tutte le persone. Questo frutto dello Spirito non è solo laddove ci trattano bene, ma è dappertutto. Ovunque siamo, espressione della grazia di Dio. Ricordiamoci di Gesù, che è stato sicuramente la persona migliore che si poteva incontrare su questa terra. Eppure l'hanno preso in giro, l'hanno umiliato in tutti i modi,
ma non si è mai vendicato. Anzi, lui aveva un obiettivo chiarissimo. Io sono venuto a cercare e salvare tutti quelli che sono persi, e quindi anch'io ero uno di questi perduti che Gesù ha salvato, e tutti noi che crediamo in Lui siamo stati salvati dalla sua misericordia. Quindi impariamo, attraverso appunto la pratica della pazienza e della gentilezza, a vivere e camminare nello Spirito ogni giorno, e ci accorgeremo, come dice la Scrittura, il Signore è vicino, il Signore è con te, e ogni volta che vuoi fare la sua volontà, tu sai che è Lui la tua forza, è Lui il tuo rifugio, è Lui che ti dà la capacità di essere appunto paziente, di essere gentile, e ti accorgerai che una parola gentile calma i grandi furori, così che impariamo a donare quello che Dio ci ha già donato, e la pace di Cristo riempie i nostri cuori, i nostri pensieri, in Cristo Gesù. Un abbraccio a tutti.